Gregorio Basilico con Nazareno Perotti, ex giocatore della Samb, Basilico. Sì. Voglio dire, quanto tempo che non vengo a San Benedetto? No, io vengo spesso a San Benedetto, anzi ogni anno ci sono fare le mie 7 giorni. Simonato, no? Sì, poi dopo vado da Nino giù l'albergo, poi ho sempre i rapporti con Ripa, telefonicamente, chiaramente, Francesco, Simonato, Catto, no. Ma la Sambo quanto tempo è che non la vedi? No, io sinceramente, guarda, è un po' di anni che sono fuori calcisticamente. Perché prima facevo i settori giovanili, professionisti, poi non sono più, poi ne ho girate parecchie, però adesso era 4-5 anni, perché poi c'è stato un problema un po' mio figlio, che fortunosamente è stato risolto, però da lì ho chiuso, poi adesso ho altri impegni, sono diventato nonno, allora il calcio un po' meno, diciamo, ecco, sì. Oggi non mi sembra una bella Samba almeno in questo primo tempo, che dici? Io sì, se devo dire da una all'altra, adesso io non le ho mai viste giocare, non si può giudicare, magari può essere una partita così, però per essere al vertice mi sa che, cioè volevo dirle, in questi 45 minuti per essere obiettivi è meglio il Renate, per quello che ho visto in campo, insomma, sono troppo passivi, cioè la San Benedetto, cioè, capito? Subiscono troppo e non. Insomma, prima o dopo, se è così avanti, se dà un po' di fortuna loro, posso subire il gol. Forse farà merito del Renato, perché sulle 4 partite fuori, 3 ne ha vinte, bene. Io sinceramente non so come posso dire, insomma, la prima partita che vedo a livello del ciclo, qua dunque non posso giudicare, perché ne ho viste tante, c'era superiori, inferiori. Però devo dire che adesso sinceramente in questi 45 minuti un po' meglio è Renato. Un giocatore della Samb che ti ha colpito? Il portiere mi sembra ottimo, ha fatto una gran parata perché era gol, un colpo di reni è stato grande. E poi la punta, come si vuole, il biondo, quella della parte là, sì, quelli sono gli unici che possono impensierire, diciamo, la difesa. Un ricordo particolare San Benedetto e i tuoi saluti alla città? Beh, ricordo particolare, non ce n'è più di uno, ce n'è un mucchio di addetto, che poi chiaramente saluto volentieri a San Benedetto, tutti i tifosi da San Benedetto, San Benedetto del Tronto, perché per me è come fosse la mia famiglia. Il mio obiettivo, io e mia moglie, era che volevamo venire giù a vivere 5-6 mesi all'anno, però ci sono altri problemi, ci sono i nipotini, c'è la mamma, momentaneamente, ma però quando posso vengo sempre volentieri, perché cioè, mi è rimasto nel cuore. Fa parte, Sametto fa parte della mia vita, fa parte, ma proprio io sono integrante, come voglio dire, con la gente, tutto, veramente, anche a distanza tantissimi anni. Ti ha voluto sempre bene. No, ma io guai, io sono benedetto, ne parlo come se fossi.